parliamo di spazi, di comfort, di nuove tecnologie, c'è un software gestionale, le luci a LED, i colori avvolgenti, la nuova palazzina per fare l'hospice, il raddoppio degli spazi, delle poltrone, i dati che ci dicono che attraiamo più pazienti anche dalle altre regioni. Sono passati poco più di 2 mesi dall'inaugurazione del nuovo centro oncologico all'interno dell'ospedale San Donato di Arezzo. Un trasloco dalla storica ex sede che doveva essere all'insegna dell'innovazione e del comfort. Ma nel corso di questi mesi sono state molte le segnalazioni di cittadini che denunciano una serie di disagi con cui purtroppo devono avere a che fare ogni volta che si recano per le cure al centro oncologico. Disagi che vanno dalla ristrettezza del numero del personale a ritardi che si accumulano nel corso delle mattinate passate tra le corsie, dal numero troppo esiguo di sedie all'inefficienza dei display che dovrebbero agevolare lo scorrimento dei pazienti. Doveva essere, mi pare, più grande, ma quando arriva in fondo mi pare tanto più piccolo. Di là era un'altra storia, onestamente era un'altra storia. Ma non credo che siano molto soddisfatti neanche i dipendenti. Il personale è sempre disponibilissimo, i dottori lo stesso, anche perché chiaramente chi è ammalato di queste malattie ha bisogno anche di un ambiente diverso. Non è il solito reparto di un ospedale, ha bisogno quasi di una privacy diversa, insomma. Finora noi non ci siamo trovati così tanto male, ma mia moglie ha avuto sempre le sue soddisfazioni, molto senso di ospitalità. Bisogna che io quando vengo all'ospedale sia educato e quell'altro esigo l'educazione. Se quell'altro non sono educati e io sono educato, allora però tu cerca di fare per bene, che è difficile che proprio ti sputino in faccia. La differenza, cioè, si vede che ancora non si sono assestati. I prelievi sono in orario? Sì, abbastanza. Okay. Li fanno in un modo strano, ma che il display ci hanno segnalato che non funziona. Perché c'hanno la precedenza alle urgenze. E allora si vede qui alle 8 e poi magari si prelieva alle 10. Ma... Un po' d'attese lunghe, ecco, l'unica cosa è questa. Le qui. Le sedie sono scomode, sono comode? Poco. Ci sono comunque? Sì, abbastanza, ma io stamane sono stata a piangere, non me la sono troppo messa da parte. Ma i reclami purtroppo non terminano qui. I pazienti oncologici con disabilità o comunque con difficoltà motorie denunciano una grande problematicità a raggiungere il reparto, che si trova al quarto piano dell'ospedale. Inoltre va aggiunto che la zona che dovrebbe essere riservata al parcheggio delle ambulanze che trasportano i pazienti con disabilità è spesso occupata da altre auto, auto che possono facilmente entrare nella zona interna dell'ospedale in quanto la sbarra che si trova all'ingresso della zona riservata è aperta e quindi consente l'accesso a chiunque.